nostro progetto anti-usura, un ponte tra l'università e la scuola superiore, voluto dall'Osservatorio contro l'usura della Regione Piemonte in partnership con l'Università del Piemonte Orientale. Quest'oggi ci occupiamo di educazione, finanziaria per le famiglie, che dovrebbe essere tutto quello che sta alla base per poi non cadere in quel sovraindebitamento di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, sapere quando le nostre finanze vanno in una situazione di squilibrio che ci impedisce di tenere fede agli impegni economici assunti. Relatore di questa sera è il dottor Danilo Abis, dell'Università di Torino, a cui lascio la parola anche per autopresentarsi. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il mio nome l'ha già introdotto, Danilo Avis. Attualmente sto svolgendo un dottorato in Business Management all'Università di Torino. Io faccio parte della sezione di intermediari finanziari. Quindi un tema che è sempre molto, sempre più attuale, direi, quello della finanza, e sempre di più. Si sta andando nella direzione di partire da giovani, in alcuni casi quasi da bambini, a parlare di finanza. Perché? Perché è un tema che spesso viene visto, secondo me, solamente come la grande finanza, e quindi tutto ciò che a volte sentiamo anche nei quotidiani, nel dibattito pubblico, ma spesso parlare di finanza vuol dire anche parlare della vita quotidiana. Quindi nella presentazione di oggi, che vi farò oggi, cercherò, ovviamente, se avete, interrompetemi, fate domande, spero di aver preparato un qualcosa che non vi annoi troppo, che vi dia degli spunti anche per le attività che andrete a fare. E parleremo di alcuni concetti abbastanza, direi, base, che però hanno delle implicazioni, a mio avviso, non così banali. Condivido solo la presentazione, datemi solo un feedback se... Aspettate un attimo, vediamo se riesco a presentare, ditemi se vedete la presentazione. Sì, si vedono. Sì, Si sì. vedono, ok. Sì. Io non vedo più voi in realtà in questo momento, quindi qualunque cosa datemi un cenno, ditemi qualcosa perché non riesco più a vedere la schermata con le vostre facce. Vediamo, aspetta se riesco a risolverlo in qualche modo. Vabbè, non importa, nel caso datemi un cenno se c'è qualcosa che non va. Io comunque ne vedo una parte, quindi qualunque cosa ti dico io anche. Ok, grazie. No, come dicevo, spesso la finanza è fatta di tantissime parole complicate, però ci sono degli aspetti molto più basi. In realtà io volevo iniziare oggi questo nostro incontro con un'interrogazione, un po' d'esame. Vi farò tre domande. Quindi tre domande molto semplici, segnatevele se volete scrivere in chat, poi discuteremo assieme su queste domande. Quindi andiamo una per volta, le leggiamo con calma, cerchiamo di rispondere, insomma, a quello che ci viene in quel momento, e poi affrontiamo i vari temi uno per volta. Prima domanda. Allora, supponi che nei prossimi 10 anni il prezzo dei beni e servizi che acquisti raddoppi. Se anche il tuo reddito raddoppia, tra 10 anni sarai in grado di acquistare A, meno di quanto riesci ad acquistare oggi, B, più di quanto riesci ad acquistare oggi, C, la stessa quantità che riesci ad acquistare oggi, oppure c'è l'opzione non so. Vi lascio giusto un attimo per rifletterci, probabilmente state già scrivendo in chat. Vabbè, guardo dopo, magari tolgo un secondo la condivisione e guardo.
Ok, vado con la seconda. Aspetta, hanno scritto in chat. Hanno scritto, tre... poi le guardiamo. Cioè, okay. Sei d'accordo, vado avanti con le tre e poi le guardiamo. Ah, ok, però forse non si vede. Ok, cosa hanno scritto in chat? La C. Allora. La C. La C, vediamo se c'è una prevalenza di C. Mi interrompo, scusate, non riesco però a... Diciamo secondo che siamo in unità per la C. Ok, andiamo per la C. Poi vi dico. Nonostante sarà percepito diversamente... ok, poi vediamo, poi ci ragioniamo un attimo. Sentire ogni volta. Ok, domanda 2. Supponi di avere un po' di denaro da investire. È più sicuro investire i tuoi soldi in un'unica azione o in più azioni? Quindi opzione A, unica azione, opzione B, più azioni, opzione C, è indifferente, c'è l'opzione anche non so in questo caso. Stanno andando in chat. Stanno andando in chat, ok, torno alla chat, ci deve essere, non uso mai Meet, quindi... Ah, ok, però qua così lo vedo. Ok. Sì, c'è un B... modo di vedere, ecco. Sì, sì, ora lo vedo. B, ok, siete comunque tutti allineati. Ok, vi metto l'ultima. Quindi, supponi di avere 100 euro in un conto deposito e che la banca ti riconosca... Aspettate che vi... altrimenti non vedete, ti riconosca un tasso di interesse annuale del 10%. Se non hai mai prelevato denaro, quanti soldi avrai nel conto dopo 5 anni? Quindi più di 150, esattamente 150, meno di 150, non so. Vado a leggere la chat. Vediamo. Ok. Più di 150. Là. Ok. Siete anche qua, mi sembra, abbastanza allineati con le risposte. Ok, queste tre domande che io vi ho fatto... in realtà non me le sono inventato io, ma sono le cosiddette Big Three, che sono state create da Anna Maria Lusardi e Oliva Mitchell e che trovate anche su questo sito, si chiama il GIFLE, che è il centro creato, anche una delle promotrici di questo centro è Anna Maria Lusardi, che si occupa di educazione finanziaria. E vi lascio i link, così vi do anche qualche riferimento da usare anche dopo, visto che abbiamo la chat, cerco di usare per darvi anche qualche riferimento da usare dopo, insomma. In realtà trovate anche le cosiddette Big Five, poi le vedremo. Ci limitiamo perché su queste tre possiamo già fare una serie di ragionamenti non banali. Queste domande sono state fatte in realtà in giro per il mondo. Anna Maria Lusardi, qualcuno di voi probabilmente l'ha già sentita nominare perché è stata coinvolta, è una delle massime esperte di educazione finanziaria, è stata coinvolta anche, lavora alla George Washington University, ma attualmente lavora anche con il Ministero italiano. È stato creato il portale che viene chiamato Quello che Conta, un portale di educazione finanziaria, e probabilmente nel mese di ottobre avete sentito parlare, ci sono una serie di iniziative che coinvolgono privati, università, ormai banche, insomma ci sono tantissimi eventi che si occupano di educazione finanziaria, e anche sul sito trovate tanti riferimenti, tanti spunti che secondo me possono essere utili.
Questa ricerca un po' di tempo fa è stata fatta in giro per tutto il mondo, sono stati coinvolti 149 paesi, mi pare, e come è andata in Italia? In Italia non è andata benissimo, il Sole 24 Ore diceva i risultati c'è un po' di anni fa, ma direi che non guardando alcuni dati siamo migliorati, però la situazione è ancora... Insomma, c'è tanto da fare ancora. Diceva ABC della finanza perché Togo e Zambia battono l'Italia. Chi c'è sul podio? Secondo voi chi c'è sul podio? La Germania. La Germania, ok. Qualcos'altro? In realtà no, la Germania non c'è. Ci sono Svezia, Danimarca e Norvegia, paesi del nord. La Germania è sempre molto quotata come risposta, infatti mi incuriosisce sempre. Il Regno Unito è sesto, la Germania ottava, gli Stati Uniti sono tredicesimi in questa classifica. Poi c'è lo Zambia al 46° posto, c'è il Togo e noi siamo al 63° posto. Siamo migliorati probabilmente in questi anni, però la situazione è abbastanza... preoccupante. C'era anche in realtà erano ma anche lì 5, c'era una domanda in realtà molto più semplice di una che ho fatta a voi, però al di là di quelli, insomma, l'idea era di misurare l'alfabetizzazione, perché qui parliamo di alfabetizzazione finanziaria. Questi sono, insomma, gli ultimi paesi di questa classifica. In realtà, per essere considerati, insomma, di avere un'alfabetizzazione finanziaria, bisognava rispondere ad almeno 3 o 4 risposte esatte in quel caso. Questi sono un po' i risultati generali, quindi non sono andate benissimo. Se andiamo a vedere le singole domande, tanti di voi avranno già intuito in quelle domande che la prima domanda era sull'inflazione, e centriamo poi sull'inflazione. Ok, adesso giusto per darvi un quadro generale su come era andata in quella classifica. Vedete che solo il 55% ha risposto correttamente. E poi torniamo anche alla risposta giusta, però mi sembra che in generale avete intuito qual era il cuore della domanda. La domanda numero 2 riguardava la diversificazione. E qui risultate ancora solo il 40% ha risposto correttamente. E la terza domanda, che in realtà è l'interesse composto, ma se ci pensate un attimo è una semplice domanda sulle percentuali. Quindi l'applicazione delle percentuali, al di là poi dell'interesse composto, è una domanda di percentuale applicata al denaro. E qui i risultati sono diminuiti tanto. Per quanto banale, questa domanda in realtà crea un sacco di problemi. Già il riconoscere questo aspetto, ancora di più poi la sua interpretazione in campo finanziario, nelle scelte, nella gestione del denaro. Così, giusto per darvi ancora velocemente alcuni... Guardi, in questo caso di solito noi uomini perdiamo sulle classifiche, stavolta pare siano andati un pochino meglio gli uomini. Interessante in realtà il dato sulla ricchezza, perché il 60% più ricco della popolazione ha risposto un pochino meglio. Qui noi non sappiamo le motivazioni esatte, ma potremmo ipotizzare, ad esempio, che si ha più familiarità con alcuni aspetti sulla gestione del denaro. Chiaramente non ho personalmente alcuni dettagli in più, però insomma trovo che sia uno spunto anche questo interessante. L'età, di solito i giovani vengono... in qualche modo criticati, o ci sono alcuni studi che dicono che l'alfabetizzazione e l'educazione finanziaria cresce con l'età,
ma in questo specifico studio in realtà i giovanissimi sono andati meglio, quindi c'era un andamento migliore per i giovani. È chiaro che alcuni studi magari più complessi che riguardano anche altri aspetti, è coerente, anche abbastanza intuitivo che col crescere dell'età, proprio con l'esperienza, uno possa avere maggiore familiarità, però nello specifico questo studio questi sono un po' i risultati. Come vi ho detto, il primo aspetto era legato all'inflazione. Che cos'è l'inflazione? Ora probabilmente già lo sapete, cerchiamo di vedere alcune implicazioni poi dell'inflazione. In generale l'inflazione è un aumento generale del livello dei prezzi. È il tasso di inflazione e il tasso a cui il livello dei prezzi aumenta nel tempo. Come vi farò vedere a breve, l'inflazione è diventato di nuovo un tema abbastanza centrale nel dibattito economico, anche se fino a poco tempo fa se ne parlava poco. Perché c'è inflazione? Ora, i temi sono, io li ho raggruppati in tre grandi cause, diciamo. La prima possiamo identificarla come un eccesso di domanda rispetto all'offerta. È un classico, insomma, un bene comunque scarso, in tanti vogliono quel bene, l'offerta di quel bene o di quel servizio, insomma, è scarsa. E quindi c'è la possibilità che i prezzi aumentano. Pensatelo a qualsiasi bene, come dire, sto pensando anche a quando andrete, non so, nelle scuole per renderlo, questo è forse quello più semplice da far passare ai ragazzi. C'è un bene scarso, in tanti lo vogliono e magari quelli in tanti sono disposti a pagare che quel prezzo, a pagare tanto per quel bene o a pagare più di quello che magari è il prezzo in questo momento. Quindi direi che questo è abbastanza intuitivo. Poi ripeto, bloccatemi in qualunque momento se avete domande, qualcosa che è poco chiaro. L'aumento dei costi. Ora questo sembra un po' una contraddizione, perché dice ma l'inflazione è esattamente quello, quindi c'è un aumento dei costi. In realtà lo stiamo vedendo, spesso si parla di costi delle materie prime e costi anche eventualmente del costo del lavoro, ma pensiamo alle materie prime. Oggi il costo delle materie prime è un tema di nuovo centrale, perché tante materie prime stanno aumentando tanto di prezzo. E c'è un problema sulle materie prime che il Covid ha accentuato in realtà, perché c'è una scarsità di alcune materie prime. In realtà la scarsità poi si presenta anche in alcune nella componentistica, per esempio, perché c'è un problema nel settore auto, mi raccontavano sui alcuni microchip che servono per poi creare, quindi alcuni produttori d'auto sono in grossa difficoltà. Lo stesso avviene anche nel settore edile, mi dicevano che c'è una scarsità di materie prime che sono aumentate tanto, che scarsia già ad arrivare, adesso poi con questi incentivi c'è stata una richiesta, perlomeno limitandoci al nostro paese, molto alta, ma probabilmente c'è stato un problema un po' in tutto il mondo, anche di approvvigionamento legato alle difficoltà magari di movimento, e potrebbe esserci un eccesso di moneta, anche questo molto attuale. Cercherò poi di prenderlo da un altro punto di vista questo tema, però quando c'è tanta moneta in circolazione, e su questo le banche centrali hanno un ruolo determinante, c'è il rischio di inflazione, ed è un rischio che sta diventando reale, concreto. Come dicevo, fino a poco tempo fa non lo era, adesso Stati Uniti, Europa stanno iniziando a guardare, e devono farlo perché le banche centrali guardano l'inflazione, ed è il tema centrale. Domani, se non sbaglio, ci sarà una conferenza stampa della Fed in cui tutti aspettano di capire cosa dirà anche sul tema dell'inflazione. Anche sul tema banche centrali ci torniamo.
Come si calcola l'inflazione? Innanzitutto chi la calcola? Sapete chi la calcola in Italia? Torno un attimo da voi. Sapete? Le scarpe della Lidl, ho visto. Nessuno sa chi calcola l'inflazione? No, ok, la calcola, no, non è la Banca d'Italia. L'Istat. Ma è l'Istat, esatto. È l'Istat. In realtà l'Istat fa delle indagini molto accurate. In sostanza cosa fa l'Istat? Prende il cosiddetto paniere, un paniere di beni e servizi che rappresentano i beni e servizi che tutti noi usiamo. Quindi complessivamente dice, ok, che cosa usano mediamente le famiglie italiane? Acquistano una serie di beni, quindi creiamo questo paniere. Ogni bene avrà un peso diverso e quindi in sostanza voi immaginate, spesso viene rappresentato il carrello della spesa, quindi si mette dentro tutto e dice, ok, quanto costa questo carrello, questo paniere? Quanto costava l'anno scorso e quanto costa oggi? E le indagini che fa sono molto accurate perché prende questo è l'indice dei prezzi armonizzato. Faccio vedere che in realtà ne calcola tre, però armonizzato significa che viene usato una metodologia statistica, matematica identica per tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo fa sì che in qualche modo ci sia anche il confronto tra i paesi dell'Unione Europea. Quindi vengono presi in considerazione questo dato, sono andato a controllarlo, dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento, 1751 tipologie di prodotti. Le rilevazioni mensili, questo non sono sicuro che sia perfettamente esatto, ma siamo vicini comunque, sono 607.000, cioè perché non sono riuscito a trovare il dato aggiornato, è di 2 anni fa questo, però se è cambiato non sarà cambiato di tanto, 42.000 punti vendita, imprese, ci sono istituzioni varie, quindi va a vedere 3.600 quotazioni di carburanti, sono 80 capoluoghi di provincia, e quindi capite bene che è già un'indagine molto seria. Questo paniere è cambiato nel corso del tempo, perché nel 1928 c'erano 59 tipologie di prodotti. C'era il baccalà, c'era Madapolam per biancheria, so bene, non lo conoscevo neanche io, c'erano i pennini e c'era la carta protocollo. Quindi alcuni tra i beni che oggi la Madapolam, non sono andato a ricercarmelo, l'ho trovato. Oggi vi ho detto 1751. Ci sono alcune novità nel 2021. Qual è la novità secondo voi? Una delle novità. Oggi noi siamo online, quindi forse uno visto che è arrivato. Le mascherine. Mascherine sono state inserite nel paniere. I monopattini. Ora non so da voi, ma a Torino sfrecciano i monopattini ovunque. Gli integratori alimentari, non sapevo, ma ci sono anche quelli, e dispositivi antiabbandono. Queste sono tra le ultime novità che ho trovato. Non che sia così rilevante, però ogni tanto anche a scuola penso sia carino mettere qualche esempio, ma solo graficamente vi faccio vedere di come sia più complesso oggi e di come sia accurato anche questo calcolo, perché c'era genericamente pane, farina, se guardate anche visivamente il numero di prodotti è esploso, quindi c'è un'accuratezza veramente, c'è un dettaglio nel calcolo importante. Vi ho detto che l'inflazione, prima vi ho parlato dell'aspetto legato all'armonizzazione europea. In teoria potreste trovare tre indicatori di inflazione. Il primo è il cosiddetto indice NIC, cioè quello relativo, viene detto, all'intera collettività. Quindi l'Italia viene presa come una famiglia di consumatori. Chiaramente ognuno ha delle abitudini di spesa diverse, questo immagino sia abbastanza chiaro, diverse tra loro, in teoria ognuno potrebbe calcolarsi la propria inflazione, perché magari uno è abituato a spendere dei soldi per
un servizio, dei beni, qualcuno no, e quindi ognuno si calcola la sua, però viene fatto ovviamente un calcolo medio. L'indice FOI, invece l'indice cosiddetto relativo per impiegati, guarda l'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. E poi c'è l'indice, come vi ho detto, armonizzato, quindi una misura che renda comparabile l'inflazione tra i vari paesi europei. Perché si parla di tasso, potremmo dire tassi di interesse? Ecco, l'inflazione ha un'implicazione, secondo me, una tra le tante, fondamentale, che è la differenza tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse reale. Mai sentito parlare di tasso di interesse reale nominale? Sì, no? No, vedo dei no, sono tornato da voi, qualcuno non lo vedo. Ok, no. Questo è un punto, secondo me, importante, non so se fondamentale, ma sicuramente importante. Perché? Ora, vediamo se riesco. Parto da un concetto. Immaginate di guadagnare il 10%, investite dei soldi come era prima e guadagnate il 10%. Voi state guadagnando il 10%, quindi siete felici. E riprendo la domanda che era fatta dalla Lusardi. Ora, se voi guadagnate il 10%, ma, e ve la pongo in maniera diversa, ma l'inflazione è all'11%, voi siete più ricchi o siete più poveri? In realtà siete più poveri, nel senso che voi avete il 10% in più, avete più soldi, avete fisicamente più soldi, però con quei soldi acquistate meno beni di quelli che potevano essere acquistati precedentemente. Quindi voi avete guadagnato il 10%, ma poi con quel 10% in più andate a comprare delle cose, e con quelle cose ne comprate di meno, con quei soldi ne comprate di meno. Quindi in termini nominali voi avete guadagnato il 10%, ma in termini reali no. Quindi la differenza tra nominale e reale, questa è una percezione, qualcuno prima forse parlava di percezione. Noi spesso valutiamo il denaro, i guadagni, le perdite in termini nominali. Quindi abbiamo guadagnato il 10%. Ma se l'inflazione è alta, noi in termini reali, magari non abbiamo perso, magari anziché il 10% ne abbiamo guadagnato il 5% in termini reali, abbiamo guadagnato il 2%, magari non abbiamo guadagnato niente. Ecco perché anche uno degli tanti consulenti che gestisce magari i patrimoni delle famiglie dice: un primo aspetto è garantire la tutela del patrimonio, e quando si dice garantire la tutela del patrimonio, è uno di questi è preservare il patrimonio mobiliare, ad esempio, dall'inflazione, perché l'inflazione è una di quelle cose che erode il potere d'acquisto. Quindi io ho quei soldi lì, ne ho di più, ma se l'inflazione è alta, io alla fine divento più povero perché compro di meno con quei soldi. Ed è una cosa, perché l'inflazione poi agisce un po' lentamente anche a volte, e quindi la percezione che noi abbiamo è bassa, ed è stata molto bassa in questi anni sicuramente, in cui l'inflazione era praticamente nulla. Quindi possa avere un tasso, la domanda che io ho fatto prima, un tasso di interesse reale negativo in presenza di un tasso di interesse nominale positivo? Sì. È capitato storicamente? In realtà sì. Ora, il bot, qualcuno, torna a voi così vedo ogni tanto anche qualche viso. Qualcuno di voi conosce il bot? Buono ordinario del tesoro. No? Ok, è un titolo di Stato, è un'obbligazione.
è un titolo di Stato emesso quindi dal Tesoro italiano, in cui acquistando un BOT di fatto stiamo prestando dei soldi allo Stato che si impegna a restituirci a scadenza il capitale e eventuali interessi. Il BOT ha durata massimo un anno, che quindi ho presto e in questo momento i rendimenti non sono positivi, sono, insomma, non è un grande investimento, però di fatto sto investendo i miei soldi per un anno comprando un titolo di Stato italiano. In cambio, come tutti gli investimenti, di fatto mi aspetterò un rendimento. In passato, oggi, vi ho detto, i rendimenti sono addirittura a volte, se ci mettiamo dentro, poi anche commissioni varie, alcuni costi che possono esserci, addirittura negativo. In passato non lo era così tanto, anzi rendevano tanto. Ad esempio, questo è l'andamento del BOT, anche qui non avevo l'ultimo dato aggiornato, però ci interessa più che altro questo periodo, perché il rendimento oggi, se pensiamo a un titolo che ci dà, non so, anche il 15%, è tantissimo, il 15% è veramente tanto. In passato i BOT rendevano tanto, ma l'inflazione era altissima. Quindi io avevo, quindi in rosso abbiamo il rendimento del BOT, al di là che sia il BOT, immaginatelo come un rendimento, e in blu l'inflazione. Quindi qua, guardate 1980, io qua ipotizzate di guadagnare il 16% a fronte di un'inflazione però superiore, scusate, al 20%. Quindi in termini reali, è vero che io avevo quel 16%, magari ero anche felicissimo, però quel 16% addirittura non mi copriva dall'inflazione. Altri periodi sì, vedete che poi il rendimento è sceso tantissimo, è scesa tantissimo anche l'inflazione. Quindi io potrei avere un rendimento molto alto, ma un'inflazione altrettanto alta. E quindi in termini reali non è sempre detto che il mio rendimento non sarà sicuramente il 16% in termini reali, ma in termini nominali lo è. Perché l'inflazione ci interessa? Ci interessa quindi per la vita reale, ma non interessa solo noi, interessa molto anche i governi, le istituzioni, chi si occupa di politica monetaria. La BCE ha fatto un video in cui spiega l'inflazione, lo trovate su YouTube, anche come risorsa, insomma, da usare eventualmente per chi dovrà andare nelle aule. Non ha tantissime visualizzazioni, a dire la verità, quindi la gente su YouTube guarda decisamente, probabilmente molto di più altri video. Per darvi un'idea, sono andato a vedere quelli che erano i video più visti nel 2021, non so se la se il dato corretto, però per darvi un'idea di, non so, gli elasi della finale Italia-Inghilterra erano decisamente più visti, quindi quando va su YouTube le persone non, di solito non cercano l'inflazione, trovate tanti altri video sull'inflazione. La BCE l'ha fatto uno con una sorta di cartone animato, vi consiglio magari di dare uno sguardo, che sicuramente può essere interessante. La BCE quindi, che aveva Mario Draghi, ex presidente, poi dico che è il nuovo, ormai lo conoscete, qui mancato di aggiornare con l'ex presidente della Banca Centrale Europea, ha un obiettivo importante la Banca Centrale Europea. L'obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Non so, magari voi vi occupate di non so se l'avete mai affrontato magari alcuni temi. E cosa vuol dire mantenere la stabilità dei prezzi? Vuol dire avere come obiettivo primario mantenere l'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo. Quindi questo è un obiettivo della Banca Centrale Europea, obiettivo per statuto, quindi non è un lo guardiamo ma ci disinteressiamo. E se prestate attenzione a quelle che sono le dichiarazioni in questo momento delle banche centrali, il tema inflazione
è un tema che tutti guardano, tutti gli operatori guardano e tutti sono attenti a capire cosa farà la Banca Centrale, quali sono le idee della Banca Centrale, le previsioni. Voi immaginate, avrà un ufficio studi di livello ovviamente altissimo, non è semplicissimo probabilmente anche per studiosi del calibro di quelli della Banca Centrale capire, ma l'idea è monitorare quelle che possono essere gli andamenti e rischi di inflazione futura. Vi farò vedere anche alcune dichiarazioni della Lagarde, attuale presidente. In Italia, vi ho fatto vedere prima, abbiamo avuto dei grossi picchi di inflazione, eravamo arrivati a inflazioni sopra il 20%, vedete poi con l'introduzione anche, quando siamo entrati in Europa, l'introduzione dell'euro, alcune politiche europee, ci siamo avvicinati per poi scendere tantissimo. Questa è l'inflazione europea. Faccio vedere il grafico giusto perché secondo me dà un attimo un input. Le preoccupazioni che vi dicevo le vedete bene qua. Vedete che c'è stato un picco qua che sembrerebbe essere, almeno alla Garda, tranquillizzato con alcune dichiarazioni dicendo non cambia l'obiettivo del medio termine. Legato principalmente ad alcuni fattori che la BCE sta monitorando e quindi ha tranquillizzato il mercato anche sugli aspetti dell'inflazione, però è chiaro che è un tema che è abbastanza centrale. Ora poi ci ritorno un attimo alla situazione attuale. Domande fino adesso? Tutto chiaro? Ok, vedo di sì. Mi raccomando, bloccatemi in qualunque momento se c'è qualcosa di poco chiaro. Ora, l'inflazione finché è a livelli, come dire, che riusciamo a controllare va bene, ma ci sono stati periodi storici in cui c'è stata la cosiddetta iperinflazione, in cui, guardate già solo, nominare alcune cose. Questo era il Marco. L'inflazione, in realtà eravamo nel 23, quindi avete sicuramente anche storicamente studiato quel periodo, ma c'era un'inflazione, adesso si dice che era, cresceva insomma ogni tre giorni, quattro giorni quasi raddoppiavano i prezzi, ma al di là del dato in sé, che insomma sono giusto curiosità che a volte inserisco così per alleggerire un po', voi immaginatevi, anche se non sono tre giorni, ma anche se fossero un mese, due mesi, un'inflazione, quindi prezzi che aumentano costantemente. Su quel periodo ci sono un sacco di aneddoti, si diceva che gli avventori di birra acquistassero scorte di birra perché ogni volta che andavi poi ad acquistare di nuovo rischiavi di trovare un prezzo maggiore e quindi la birra la compravano, insomma, forse in Austria quello, però si comprava tanta birra per non rischiare di pagarla di più al giro successivo. Per darvi l'idea di quante banconote servivano per comprare un chilo di burro, servivano più di un chilo di banconote. Ora non ho mai pesato le banconote, ma provate magari con le banconote attuali da, che ne so, 5 euro, 10 euro, vedere un chilo di banconote, quindi si tornava più leggeri dopo. E a un certo punto quel denaro non serviva più. Noi, dico noi perché ho fatto in tempo anch'io a vedere le lire, probabilmente voi no, anzi sicuramente immagino voi non avete fatto in tempo, ma avevamo una banconota abbastanza, quella più alta come valore, erano le 500.000 lire. Quindi parlare di inflazione, no, abbiamo avuto inflazione alta, ma non iperinflazione. Però abbiamo avuto un'inflazione alta, c'erano tante svalutazioni, e infatti quando Mario Draghi era stato eletto, comunque si diceva che dovesse essere stato eletto, la Germania, che aveva e ha tuttora un ruolo importante in Europa, ma che era proprio per aver vissuto storicamente un'iperinflazione, quindi erano molto attenti al tema dell'inflazione, hanno avuto un ruolo importante anche nel porre come condizione e come obiettivo della Banca Centrale Europea l'inflazione,
quotidiani, insomma c'era stato questo quotidiano che a un certo punto diceva per favore non così italiano, con l'italiano l'inflazione è parte della vita come la pasta al pomodoro, sempre cose gentili. In realtà poi Mario Draghi a mio avviso si è rivelato un grandissimo presidente della Banca Centrale Europea, perché ha affrontato periodi direi molto complicati. Ma al di là di questi aneddoti, che ripeto ogni tanto mi piace inserirli, vi faccio vedere nel 2016 qual era la situazione per darvi un po' uno storico di quello che è successo con l'inflazione, perché a un certo punto in realtà c'era l'effetto opposto, perché nel 2016 si parlava di deflazione, quindi un meccanismo inverso, quindi i prezzi non aumentavano ma di fatto diminuivano mediamente. È un bene o male secondo voi? Cosa pensate? Mi sembra un aspetto positivo o un aspetto negativo? Uno potrebbe dire, se lo guardo a livello micro, devo andare a comprare delle cose, costano di meno, se il mio stipendio anche rimane lo stesso, sono anche tranquillo. Però proviamo a ragionare in termini un po' più macro, e quindi cosa accadrebbe, o comunque quali sono le dinamiche che potrebbero nascere. In realtà potremmo avere un meccanismo che viene chiamato la cosiddetta spirale inflazionistica, ovvero, perché non potrebbe non essere una buona cosa, perché i prezzi scendono, ok? Cosa succede? Quindi potrebbero crearsi delle aspettative di cali ulteriori, ma se io mi aspetto delle aspettative di cali ulteriori, cosa faccio? Posticipo i consumi e gli investimenti. Quindi se io devo fare un investimento, sono un'impresa, sono una persona fisica anche, ma imprenditori, società varie, devo fare investimenti, dice che magari rinvio un attimo. Rinviare i consumi in generale vuol dire vendere meno, quindi le imprese vendono meno. A un certo punto cosa succede? Aumentano i licenziamenti, imprese vendono meno, fatturano meno, magari hanno bisogno di licenziare. Le persone, qui sono saltate un po' però le persone hanno meno soldi, continuano quindi a calare i consumi, e probabilmente i prezzi allora a quel punto continuano a scendere, quindi si crea questa spirale inflazionistica che non è neanche questo un bene. È chiaro, se lo guardiamo guardando noi stessi, ci vado a comprare quelle cose, costano di meno, sono contento, ma potrebbero crearsi dei meccanismi tali per cui la deflazione potrebbe non essere, se è transitoria, può capitare, abbiamo visto è capitato e va bene, se è contenuta. Quando diventa invece un fenomeno più complesso da governare, allora può essere un problema anche la deflazione. Questo chiaramente, il tema dei licenziamenti è sicuramente centrale. Cosa sta succedendo oggi invece? Oggi il tema dell'inflazione, come vi accennavo prima, sta diventando di nuovo importante. Perché? Perché in Germania c'è stata un'inflazione al 6%, negli Stati Uniti in realtà è quello, insieme all'Europa sì chiaramente, però molto sotto osservazione, perché dice, ci sono, qui questo articolo diceva, i primi segnali di rallentamento, ma Powell, il presidente della Fed americana, inizialmente diceva è transitoria, adesso anche lui sta cambiando un po' anche la comunicazione, perché poi il ruolo delle banche centrali, del banchiere, cioè del presidente, un aspetto importante è anche la comunicazione. Una delle cose che ad esempio avevano al suo primo intervento criticato detta la Lagarde erano alcune dichiarazioni anche sull'Italia, sugli spread, aveva fatto alcune dichiarazioni che avevano avuto un impatto, perché voi immaginate il mercato, gli operatori stanno lì a guardare cosa dice, sono tutti lì quando c'è la conferenza stampa, quando escono i comunicati, le decisioni che vengono prese hanno un impatto molto forte.
e quindi la comunicazione diventa centrale. E oggi Powell sta un po' dicendo che non è più così transitoria, quindi aumenteremo i tassi, non li aumenteremo, vedremo insomma cosa succederà. Però sta di nuovo diventando un tema centrale. Di nuovo borse in rosso, timori per inflazione, poi c'è sempre il Covid che insomma in qualche modo crea le borse. Christine Lagarde, l'attuale presidente della Banca Centrale Europea, è stata anche da poco invitata qua a Torino. In realtà lei ha detto, come vi dicevo prima, parole un po' di per rassicurare in generale sull'inflazione. Dice il prezzo che molte legate al prezzo dell'energia, quindi ci sono tensioni in alcuni settori, dice ciò si riflette in alti tassi di inflazione che probabilmente aumenteranno da qui alla fine dell'anno. Quindi inflazione comunque sgradita, dolorosa, i timori ci sono, però dice a un certo punto probabilmente non è il momento di intervenire introducendo una serie di misure restrittive, un cenno poi su quali possono essere, ve lo farò, e dice vediamo ancora che l'inflazione sarà moderata anche se ci vorrà più tempo di quanto inizialmente avevamo previsto. Ma continuiamo a prevedere che a medio termine rimanga al di sotto del nuovo nostro obiettivo. Ha parlato adesso di simmetrico, c'è stato un po' di interpretazione su questo, però tutto gira un po' intorno al 2%. Quindi tutti, la Banca Centrale va a guardare attentamente e chiaramente deve dare dei segnali anche all'esterno. Ora, questo ci fa capire che probabilmente mettere i soldi sotto il materasso, che spesso si sente dire, non è una scelta sempre così eccessiva. Abbiamo forse una certezza di tenere i soldi fermi lì, che quei soldi perderanno potere d'acquisto. Quello è sicuro. Soprattutto quando ci sarà inflazione, ma a periodi meno, per lunghi periodi un po' di inflazione c'è sempre. È successo anche qui, vi racconto una storia che avevo trovato un po' di tempo fa, la signora Angela che aveva trovato in soffitta, erano 60-40 milioni di vecchie lire che valevano praticamente niente, un po' perché erano in lire ed era passato il tempo per cambiarli in euro. Secondo, perché avevamo fatto dei conti a quei tempi in alcune zone d'Italia, insomma potevi comprare, non mi ricordo più su che dove avevamo visto, ma avevamo fatto delle simulazioni molto in realtà grossolane, però diciamo che con quello con cui prima si comprava un piccolo appartamento, dopo non ti compravi neanche un box, quindi quel potere d'acquisto era ormai 40 milioni, magari ai tempi potevano essere un valore importante, passato un tot di anni non erano più niente, al di là del fatto che appunto non poteva neanche più convertirli in euro. E uno potrebbe dire, sì va bene, mi stai parlando di inflazione, la BCE, a me della BCE mi interessa poco, ma per dirvi come questi temi possono essere legati alla realtà di tutti noi, vi faccio un esempio di come i tassi BCE possono ad esempio avere indirettamente un impatto sui mutui, perché adesso voi probabilmente non avete un mutuo, ma in realtà i mutui a tasso variabile, ad esempio, si calcolano usando il tasso Euribor. Il tasso Euribor, vabbè, è un tasso a cui le banche si prestano denaro tra di loro. Voi immaginate che il vostro mutuo si dice, ok, tu dovrai pagare variabile perché questo tasso varia, questo tasso Euribor,
E quindi quando andate in banca voi avete la scelta tra prendere un mutuo a tasso fisso, quindi conoscete esattamente il vostro, come viene chiamato, piano di ammortamento, e quindi avete tutte le vostre informazioni, avete magari, dipende dalla come viene costruito quel piano di ammortamento, però in generale, per semplificare un attimo, sapete esattamente quanto pagherete, non avete sorprese. Col mutuo a tasso variabile, invece, la rata potrebbe aumentare e diminuire. Solitamente si aggancia quel mutuo al tasso Euribor e al tasso più uno spread che applica la banca. Quindi la banca dice, ok, io uso il tasso Euribor più lo spread. Lo spread è fisso, quindi immaginate, non so, l'1%, 2%, quello magari lo contrattate anche con la vostra banca, più quello spread. L'Euribor è legato al tasso BCE, anche qui. In realtà l'Euribor, ho messo, questo l'avevo calcolato, aggiornato, però non... qui non l'ho messo, adesso è diventato addirittura periodi negativo. Quindi queste teorie che sembrano molto distanti da noi, in realtà hanno un impatto sulla nostra vita. Quindi voi andate a fare il mutuo, quanti hanno il mutuo? Tantissimi hanno il mutuo, e in questi mesi, infatti, in questi anni, in realtà, chi aveva un mutuo a tasso variabile ha avuto una rata comunque bassa, non ha visto perlomeno impennarsi la propria rata, anzi probabilmente l'ha vista diminuire nel corso degli anni, perché i tassi sono man mano scesi. Quindi per chiudere un po' il discorso inflazione, ritorno... scusate, ho preso, ok, torno alla domanda iniziale che non l'ho messa qua, ok, allora torno su per farvela vedere, quindi direi che avete risposto un po' tutti correttamente, perché di fatto raddoppiando il mio reddito mantengo il mio potere d'acquisto. E quindi la mia situazione non cambia, non sono diventato né più ricco né più povero in termini reali, sì, sono diventato più ricco, ricordatevi, in termini nominali, ma non in termini reali. Ci siete? Tutti vivi? Tutti? Ok, chiaro, lineare? Qualcosa che non vi torna? Tutto chiaro, grazie. Ok, bene. Se vado troppo... Ah, ecco, volevo lasciarvi. Questo è... Io poi fatene, insomma, vedete un po' voi, però pensavo anche alle scuole, che a volte è sempre utile. Io a volte in alcune formazioni questa l'avevo pensata appunto inizialmente, ho preso qualche spunto da vecchio progetto con le scuole, sempre utile magari mettere un video, una cosa, anche la stupidaggine, come ho preso io, non so, la signora Angela, che ho trovato quell'aneddoto, perché ho avuto quei ragazzi, magari ogni tanto stacca un po', poi se andate in presenza lo fate online. Venerdì in presenza, martedì prossimo online. Ok, perché in presenza si crea anche un po' di più l'interazione, poi dipende sempre dal pubblico, dalla classe ovviamente. Online, però... online è complicato, vedremo, sì, cosa riusciamo a fare. Sì, online più, lo so. Però c'è un video dei ragazzi con cui ho collaborato, insomma, che hanno una società di consulenza, hanno fatto un video sull'inflazione, a mio avviso un po' carino, perché sono andati in giro per Torino a fare domande un po' di matematica, un po' riprendendo anche quel studio della Lusardi. Io ve lo metto qui in chat, poi fate un po' giusto quello che volete, dovrebbe essere quello corretto, sì, un caffè 10 euro, parla dell'inflazione, quindi prende spunto da tante cose che vi ho detto io, riprende anche forse
l'aneddoto della, della signora che va trovati i soldi in soffitta, non so, magari se andate in presenza, volete farlo vedere, non so se è il caso, perché loro hanno la propria, vedete voi, insomma, giusto per darvi qualche strumento in più, ecco. Seconda domanda, quindi sull'inflazione in realtà è chiaro anche il tema della BCE, perché la BCE ha questo importante. Oggi si parla tanto che negli Stati Uniti, faccio, non l'ho messo nella slide, ma vi racconto, insomma, cerco di capire questo. Quando si parla, avete sentito parlare di costo del denaro, forse alcune volte. Sì, cioè il costo del denaro oggi è molto basso, ed è vero, perché quel tassi, tasso della BCE oggi è praticamente zero, anzi sui depositi è negativo. Quindi chi deposita, tipicamente le banche che magari depositano denaro e devono farlo presso la BCE, hanno un interesse negativo dello 0,5%. Ora uno dice com'è possibile, qual è, perché uno deposita soldi lì ha un interesse negativo. In realtà è una di quelle misure cosiddette espansive, finalizzate a incentivare, in questo caso c'era la necessità di incentivare la crescita, venivamo dal 2008, la crisi finanziaria, la crisi poi del debito sovrano, quindi l'inflazione era bassa, era contenuta, quindi la BCE ha messo in atto tutta una serie di misure ordinarie e straordinarie. E quindi i tassi sono scesi a zero, questo ha fatto sì che sia stato anche quell'impatto sull'Euribor, come vi ho detto, perché poi l'impatto è molto alto. Oggi, col Covid, la liquidità che è stata emessa nel sistema è enorme in Europa e anche, forse soprattutto negli Stati Uniti in particolare. E si dice, quando c'è quelle, vi dicevo all'inizio, quelle tre cause, eccesso di, non mi ricordo la terminologia che ho usato, però c'è tanta liquidità, questo può creare inflazione. In realtà liquidità ce n'era tanta anche prima, perché i tassi erano bassi, ma l'inflazione non si muoveva. Infatti si diceva, cavolo, comunque i tassi sono a zero, addirittura in alcuni casi negativi, la BCE compra direttamente titoli di Stato, l'inflazione è sempre a zero. Oggi abbiamo visto che inizia a muoversi, probabilmente le dinamiche create dalla pandemia sono un po' diverse. E oggi il tema negli Stati Uniti è, ok, ma quando? Perché tutti dicono che aumenteranno i tassi negli Stati Uniti, quindi il costo del denaro sarà un po' più alto, sono già un po' più alti rispetto all'Europa, però dovranno aumentarli. Quando c'è inflazione, si dice, le banche centrali dovranno aumentare i tassi. E quindi tutti ora si aspettano le famose parole di Powell di dire, ma cosa dirà? Quando le aumenterà? Perché poi uno deve cercare di capire quando anche. Per quello vi dicevo, la comunicazione che usano i banchieri centrali è sempre determinante. Qualcuno poi diceva, Powell è stato poi rieletto il presidente recentemente, quindi si dice che in qualche modo dovesse anche adeguata alla tempistica dell'eventuale rielezione. Però capite che le banche hanno alcuni strumenti, le banche centrali, e uno di questi è aumentare i tassi di interesse quando c'è alta inflazione. Verrà fatto, vedremo, probabilmente negli Stati Uniti sì, in Europa cercheremo di capire l'andamento, cosa succederà. È chiaro che vivere in un mondo di tassi negativi fa un po' strano. Viviamo tassi zero, tassi negativi. Come vi ho detto, oggi investire in alcuni titoli di Stato vuol dire avere un rendimento negativo. Investire anche in alcuni titoli di Stato italiano, il rendimento è negativo. Quindi io investo i miei soldi, ottengo meno di quello che ho investito, che uno direbbe, cavolo, è quasi controintuitivo, no? Perché devo, infatti, a livello comprare un botto oggi il privato, mi rendo conto che sia determinante. Uno potrebbe dire, ma allora perché chi lo fa? Vuol dire che c'è qualcuno che li compra? In realtà potrebbe essere, cioè sì, ma spesso sono investitori istituzionali, quindi soggetti magari diversi dal privato che dice, piuttosto me li tengo. Magari anche solo fermi in banca, ma li tengo lì, e non coprono
ad esempio il tanti titoli di Stato anche che sono spesso considerati un investimento a basso rischio, poi vedremo, dipende, però a volte non, magari non coprono dall'inflazione, e anche quel tema che vi ho detto prima dei tassi reali è un altro parametro spesso a cui guardano gli operatori in generale. La domanda 2, secondo me la domanda 2 sull'inflazione potevamo, come dire, variare tanto anche nei discorsi. La domanda 2 è da un lato secondo me molto anche di buon senso. Tante cose di finanza a volte secondo me sono anche di buon senso, o che comunque, come dire, c'è sempre un detto anche su quello, e quando c'è un detto sono del parere che in qualche modo magari appunto basterebbe il buon senso per capire certe cose. Però vi riprendo la domanda 2, nel caso non la ricordate, perché di fatto era, scusate, avevo due file aperti, ma ok, che era sulla diversificazione. Ora ve lo spiego prendendo due ipotetici titoli, due ipotetiche azioni. La prima azione, quindi immaginate di avere 1000 euro da investire. Potete scegliere tra comprare azioni della società Alfa, azioni della società Beta. Quali sono le opzioni? Ipotizzate che dopo qualche mese la società Alfa fallisca. Abbiamo di fatto due casi. Immaginate di aver investito tutto in Alfa. Cosa succede? Che perdiamo il 100% del nostro investimento. Abbiamo perso tutto. Alfa è fallita, le azioni sono andate a zero, le azioni, vedremo, il primo strumento che, come dire, perde di valore, quindi ho perso tutto. Se avessi investito un po' in Alfa, un po' in Beta, metà e metà, io avrei perso solo il 50% del mio investimento. Ora, uno potrebbe dire, però potevo investire tutto nella società Beta e non avrei subito nessuna perdita. E qui viene da dire sì, col senno di poi siamo bravi tutti, e il senno di poi, guardate che è molto, a parte che è un bias che è studiato da tanti psicologi, tanti esperti della cosiddetta finanza comportamentale, ed è molto presente anche in economia e in finanza, perché col senno di poi tutti dicono ma io l'avevo detto che bisognava far così, lo sapevo. Poi soprattutto sul mondo degli investimenti in senso più speculativo, in tanti fanno vedere di solito tutte le operazioni che sono andate bene, tutte le previsioni giuste, mai quelle sbagliate, quindi è un bias che noi tutti abbiamo anche nel giudicare qualcuno. Il problema è che noi dobbiamo prendere delle decisioni oggi con le informazioni che abbiamo in quel momento, e spesso magari noi non abbiamo informazioni così importanti su quel titolo che magari ci dice che la società Alfa sarebbe fallita, o magari non, come dire, soprattutto chi non fa quello di lavoro e quindi non va a studiare nel dettaglio le società, ancora di più dice ok, ma io non posso mettere tutto in quella società perché quella società può andare male. Se invece io diversifico, io ne ho preso due giusto per ragionare assieme, ma di solito gli strumenti richiedono molti più numero, in numero vedremo, e anche non solo un numero, ma proprio tipologie di strumenti e una diversificazione un po' più completa. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di, non possiamo prevedere, nei mercati in particolare non si prevede niente. Chi dice che prevede, io non sono molto scettico, ma perché è così, ma anche quegli esperti che fanno più speculazione, nessuno dice so cosa succederà al mercato, perché ci sono mille variabili.
gli investimenti. Quella società che non avevamo delle informazioni può fallire perché arriva una pandemia, perché c'è in passato guerre, ci sono stati fallimenti. Lehman Brothers, per esempio, le stesse agenzie di rating non davano un rating basso, poi dopo un po' è fallita. Quindi capite bene che non è così banale. Quindi la diversificazione in qualche modo ci protegge un attimo. Perché dico che è a volte un po' buonsenso? Perché una volta un amico mi ha detto: ah, ma allora è come quando io da ragazzo andavo in campeggio, cosa facevo? Non lasciavo tutti i soldi nella tenda, ma me ne mettevo un po' in tasca, un po' ne lasciavo in tenda, magari le mettevo su due posti diversi, perché dicevo: se mi rubano, qualcuno dovesse rapinarmi, mi prende i soldi che ho appresso, mi prende quelli, ma ne lascio ancora un po' in tenda. Se qualcuno entra nella tenda quando non ci sono, mi prendono quelli, però ne ho un pochino appresso. Il senso è un po' quello. In realtà il concetto di diversificazione è molto, molto antico, si trovano anche nel Mercante di Venezia riferimenti al concetto di diversificazione, e negli investimenti è fondamentale. Ci sono strumenti che di per sé sono diversificati, altri lo sono meno, e quando diversifichiamo, noi possiamo diversificare in vari modi. Il primo è diversificare, si dice, per asset, ovvero posso ad esempio comprare azioni, ma posso comprare anche obbligazioni. Mediamente possiamo dire che le azioni sono più rischiose delle obbligazioni. Probabilmente voi studiate diritto e le avete viste quando, almeno in termini giuridici, non so se avete fatto diritto commerciale, magari nell'SPA, alcuni aspetti forse li avete affrontati. Però in termini, diciamo, più finanziari, le azioni sono le prime che perdono valore. E poi c'è anche un grado di seniority diverso, le obbligazioni, quindi le azioni chiaramente sono più mediamente possiamo dire che sono più rischiose. E quindi, diciamo, i portafogli più rischiosi hanno una componente azionaria molto forte, quelli meno rischiosi magari un'obbligazionaria più importante, quindi una percentuale più alta di obbligazioni, magari a basso rischio, titoli di Stato, società molto solide, così via. Possiamo però diversificare anche per settore, perché magari c'è un settore che è esposto a alcuni rischi e altri settori che lo sono meno. Pensate alla pandemia, ci sono società che in realtà hanno fatto un grosso business con la pandemia, nel senso che anche gli strumenti che usiamo per dialogare, infatti Amazon è andata molto bene, tutto ciò che era il tecnologico è andato molto bene. Qui c'era il farmaceutico, ma ammetto che l'avevo già messo prima del Covid, non mi sono accorto che c'era, non era legato al Covid, però per dire... in questo caso forse una relazione c'è. Quando avevo pensato ai vari settori, avevo messo queste immagini, devo ammettere che non era ancora, era 2 mesi prima che scoppiasse il Covid, e non avevo legato le due cose. Però posso poi diversificare per area geografica, perché pensate un po' di anni fa alcuni problemi che ci sono stati in Europa, l'Italia, noi siamo stati travolti anche dal debito sovrano, lo spread, poi vi dirò anche due parole sullo spread, altri paesi meno, quindi possiamo investire in vari paesi o comunque diversificare. E potrei anche diversificare per tempo, nel senso che di fatto potremmo avere due scelte: investire tutto in un momento singolo, tutto oggi, tutto domani, oppure un po' per volta. Questo potrebbe in qualche modo come dire, ridurre certi rischi, comunque ridurre o limitare il rischio di comprare determinati titoli, quando pensiamo alle azioni, quando sono sui massimi. Quindi se io ho comprato sui massimi, quindi quando hanno raggiunto il loro massimo, magari comprando tutto lì
magari ho delle pese, il titolo non fa nuovi massimi, se i mercati in generale non lo fanno, potrebbe essere più complicato. Se invece compro in periodi diversi, potrei diversificare un po' di più. E lì dipende, insomma, da mille fattori, dipende anche, è molto soggettivo anche l'investimento, perché appunto può dipendere da quelle che sono le nostre esigenze, quella che è la nostra tolleranza al rischio, quanto sono disposto psicologicamente a, cioè in termini economici ma anche psicologici, a vedere variazioni di prezzo, perché magari vado a vedere e guardo e sto perdendo parecchi soldi, come reagisco emotivamente, posso sopportarla quella perdita oppure no? La diversificazione mi consente di evitare, o comunque ha come obiettivo anche quello di evitare di ritrovarmi in situazioni come queste. Questi sono i prezzi, un grafico dei prezzi, in questo caso è Monte Paschi di Siena, e vedete come è andato il titolo. 2007 era sopra, insomma, questi livelli qua, il titolo poi è crollato, sempre molto chiacchierata Monte dei Paschi di Siena. Se io avessi investito tutto nel titolo Montepaschi, magari in questo periodo qua, avrei perso tutto. Se avessi investito un po' qua, un po' in altri titoli che magari hanno avuto un andamento opposto, magari su questo titolo avrei perso dei soldi, su altri no, e quindi avrei limitato quel fenomeno. Ci sono tanti casi in cui è successo, casi in cui magari una persona che recente, che hanno ottenuto, non so, i titoli, un determinato titolo per un sacco di anima, tipo 20 anni, a un certo punto si sono decisi a venderlo, il giorno dopo poi ha guadagnato il 20%, poi c'è stata una notiziona su quel titolo, quindi, però inserito in un portafogli diversificato, costruito secondo le nostre esigenze, cambia tutto. Quindi la diversificazione da questo punto di vista è decisamente importante. Ed è un tema centrale, ok? In tanti aspetti. Uno di questi è... facendo un po' di... confusione, la domanda che vi faccio è: secondo voi il patrimonio delle famiglie italiane è diversificato? Avete già intravisto lo spoiler, forse. Un tema spesso molto usato, cioè un tema usato, no? Scusate, ma in Italia si discute tanto, o perlomeno siamo storicamente un po' per cultura anche, tante famiglie, non tutte ovviamente, ma c'è una buona parte di famiglie che possiede principalmente case. Quindi un patrimonio concentrato nel settore immobiliare. Anche qui ci sono tanti ragionamenti interessanti sulle case, che non vuol dire che sia sbagliato investire case, però tante volte ci si ritrova nell'avere una concentrazione importante in case. Perché questo, un po', anche qui c'è un aspetto forse culturale ma anche psicologico. Perché? Perché la casa intanto la vedo. Ho la, perché, come dire, è lì, ci sono i mattoni, la vedo, la vivo in alcuni casi, ma altre volte no, perché magari... la do in affitto e quindi ho un rendimento. Però ci sono degli aspetti. Come valutiamo le case? Come pensiamo? Pensiamo in termini reali o in termini nominali? Solitamente anche lì in termini nominali, spesso al costo storico. Quanto abbiamo pagato? È un investimento di solito anche di lungo termine, quello della casa. Io non compro la casa per rivenderla dopo un anno. Solitamente sono investimenti a lungo termine, però c'è un aspetto che avvantaggia, come dire, la psicologia da quel punto di vista, perché mentre alcuni investimenti immobiliari
io tutti i giorni, addirittura tutti i minuti volendo, posso vedere il mio portafoglio, i miei investimenti che vanno su e giù, con le case no. Quanto vale la vostra casa? Oh sì, fai venire il perito, cerchi di capire quanto può valere, quanto sei disposto tu a venderlo. Nel mercato invece azionario, per esempio, c'è questo, tutti i giorni uno ormai col telefono, apre il telefono e può vedere, ok, ho investito in quel titolo, sta salendo tanto, sto perdendo tanto. A livello emotivo è anche, può essere devastante a livello emotivo. E questo è uno degli aspetti, batto sulla psicologia perché è un aspetto negli investimenti, cioè batto, insomma la nomino spesso perché è un aspetto importante, mentre su altri beni noi non abbiamo questi picchi su e giù che vediamo continuamente. C'è un altro cosa che non vi ho messo qua, ma che spesso viene come dire, legato alla... agli investimenti immobiliari, che è quello della liquidità. Ci sono degli strumenti più liquidi di altri. Cosa si intende con liquidi? Cioè il fatto di riuscire a liquidarli proprio, quindi eventualmente di venderli in breve tempo senza perdere, come dire, senza perdere tanto rispetto a quello che potrebbe essere il prezzo. Alcuni titoli quotati, ad esempio, si dice che sono molto liquidi, voi un'azione in un minuto trovate la controparte, immediatamente la trovate, con un clic ormai. Le operazioni su altri beni, non tutti gli strumenti, perché alcune obbligazioni magari non quotate, non sono così liquide, quindi è difficile trovare la controparte, chi la compra, a che prezzo riuscite a venderla. Le case, in alcuni casi, non sempre, ma tanti immobili magari hanno poca liquidità, quindi uno deve anche sapere questo aspetto quando guarda magari nel suo complesso il proprio patrimonio, perché un patrimonio in casa ci sono, io devo ammettere, conosco tante persone che dicono posso venderla, la venderei, ma per venderla devo venderla a un prezzo molto basso, in alcune zone d'Italia questo avviene, in alcuni centri magari no, in altri sì, è molto disomogenea probabilmente questo dato, in alcuni avviene, in altri no. Però se la vendo a un prezzo molto basso, magari quella che l'ho acquistata, quello che potrebbe essere il suo valore intrinseco, poi quale sia il valore intrinseco delle case, a volte anche lì molto soggettivo, però è lì e magari non riesce a venderlo uguale. Quanti avete visto magari di annunci immobiliari che stanno lì anni e anni, allora c'è il ribasso, mesi, ancora il ribasso. Quindi a volte vedere, storicamente da noi le case bene o male si riusciva sempre a venderle, hanno vendute e tanti si sono ritrovati con numerose anche case, non per forza di per famiglie ricchissime, spesso magari ereditate, perché uno degli primi obiettivi magari è quello di prendersi una casa, è naturale. E ripeto, non sto dicendo che non va bene investire in case, ma anche magari l'investimento, diverso forse se uno vuole andare a viverci, magari guardarlo prendendo sempre quei riferimenti generici che riguardano le decisioni, quindi un po' la diversificazione, il rendimento, il rischio a cui mi espongo. Ci torniamo anche sul rischio. La terza domanda, probabilmente voi avete risposto tutti correttamente, devo ammettere, sulla diversificazione, quindi investire più azioni è più utile, ma mi ha sorpreso la risposta sull'ultima domanda. Vi faccio io un'altra domanda e vi chiedo, preferite investire in un titolo che rende lo 0,1% o il 22%? Ora tolgo tanto... mi immagino già le vostre risposte. Quindi 0,1-10%. Ah, non stavo neanche condividendo, adesso ricondivido. Solo con questa informazione, preferite investire in un titolo che vi rende lo 0,1% annuale, supponiamo, o il 22%? Non avete altre informazioni, avete solo queste due. Istintivamente cosa dite? 22, io direi il 22, senza ombra di dubbio. Ma qual è l'altra domanda che dovreste farmi?
magari il rischio di investire su quel titolo? Certo, uno dice, istintivamente dice, certo il 22, mica scemo, io prendo il 22% contro lo 0,1%, non c'è dubbio. Quindi ipotizzate però che poi vi dia un'altra informazione, condivido di nuovo, ho tolto giusto per vedervi un pochino meglio. Quindi la prima informazione che vi do era quella, 22, 0, 1 e 22. Poi vi dico, in un primo caso investite nel titolo della Germania, in un titolo di Stato tedesco, nell'altro caso il titolo di Stato della Turchia. Già qui le vostre risposte potrebbero cambiare. Perché? Perché la percezione, questo funzionava bene con la Grecia, l'aspetto della Turchia ha meno visibilità rispetto a quello della Grecia, però è un dato attuale, è vero. Quindi è chiaro che rende molto di più, ma perché rende molto di più? Perché probabilmente mi sto esponendo a un rischio decisamente superiore. E questo aspetto non è così intuitivo o non è così percepito. C'è un'indagine interessante della Consob che è andata a studiare un po' l'investitore italiano. Ora, in media l'investitore italiano dice non ha cultura finanziaria, e questo l'avevamo anche visto precedentemente, mostra alcuni bias comportamentali, quindi diversificazione di portafoglio, la contabilità mentale che abbiamo visto, la diversificazione insomma non diversifica, è avversa alle perdite e al rischio, quindi non ha la percezione adeguata del rischio. Poi dice in realtà si basa quando deve chiedere consiglio, spesso la consulenza si fa in maniera informale, chiediamo all'amico, al parente, al collega, chiunque sia, cioè non si vuol pagare per la consulenza in tema di investimenti, è difficile anche la valutazione di quel servizio. E poi vabbè, altre informazioni qui andava a vedere anche un po' il rapporto con i consulenti. Ma c'è una domanda che a me ha colpito particolarmente, perché quando chiedevano preferisco investire, la risposta principale è solo in titoli a basso rischio e alto rendimento, che uno dice grazie, anche io vorrei investire basso rischio e alto rendimento, ma in realtà non è possibile investire in titoli a basso rischio e alto rendimento, o comunque è molto complicato. Perché? Perché esiste la cosiddetta relazione rischio-rendimento. Quindi in sostanza, se io rischio poco, ho un basso rendimento. Se rischio tanto, magari avrò un alto rendimento, ma sto rischiando tanto, quindi magari quel rendimento alto può essere anche in termini negativi, quindi io devo essere consapevole di quello che è il rischio a cui io mi espongo. Quindi questa relazione non è percepita dagli investitori, perché la domanda che fanno, conosco alcune persone che lavorano in banca, la domanda che fa l'investitore è, prima domanda è quanto posso guadagnare? E magari qualcuno dice, ok, cercando di capire anche quanto puoi rischiare. Il pezzo successivo è, ah no, ma io non voglio rischiare niente. Se non si rischia niente si ha un basso rendimento, che oggi è praticamente vicino allo zero se non negativo. I titoli di Stato a breve termine, per esempio, ma andando anche su lungo termine, è comunque, ad esempio, la Germania, che viene considerata il paese, tra i paesi meno rischiosi, è negativo. In periodi diversi magari uno teneva anche rischiando poco rendimenti alti, però abbiamo visto che magari in alcuni casi poteva esserci il rendimento reale che non era così alto. Esiste il rischio zero secondo voi? Secondo me no. Ok, qualcuno dice di no. Diciamo che zero di per sé probabilmente ha ragione. Ma però io che sono più vecchia mi ricordo i bot, con quelli non si rischiava mai nulla.
Esatto, il bot, non so se forse sono troppo giovani. Non c'era prima, li ho nominati prima i bot, forse se, non so se ti è allontanato un attimo. Io mi sono allontanata un attimo perché sì, c'avevo due o tre cose che i non funzionavano. I bot, dicevo, ho fatto vedere loro che rendevano oltre il 15% in alcuni anni, con un'inflazione però che era altissima, però rendevano tanto e si rischiava poco. I titoli di Stato di solito vengono considerati cosiddetti risk free. Tutto, insomma, qual è si rischia se lo Stato fallisce? Lo Stato può fallire, e abbiamo avuto periodi in cui c'era questa preoccupazione, alcuni Stati, insomma, può fallire anche uno Stato, e infatti i rendimenti anche dei nostri titoli di Stato, c'è stato un momento in cui erano altissimi, senza andare molto lontano, molto indietro nel tempo. In realtà il rischio zero, diciamo che se volessimo dire proprio zero, cercarlo magari non c'è, ma ci sono tanti strumenti che sono molto vicini allo zero, e ad esempio c'è un grosso modello economico con cui tre economisti hanno vinto il premio Nobel, che si chiama il Capital Asset Pricing Model, che non dovete imparare, ma per farvi capire che c'è, in cui si dice che il rendimento atteso di un investimento in portafoglio è dato dal rendimento dell'investimento privo di rischio, questo RF, sapere, risk free, più un rischio sistematico dell'investimento considerato, qui c'è un errore, scusate, però comunque questo è il premio per il rischio, ok? Più il beta, però non ci interessa questo, il beta del titolo, però in generale, vedete, viene preso in considerazione in un modello importante come il Capital Asset Pricing Model. Oggi che cosa si considera investimento privo di rischio? Di solito i titoli di Stato, se andiamo a vedere, quello considerato tipicamente è la Germania, che ha rendimenti bassissimi oggi, negativi in alcuni casi, e il rendimento dei titoli di Stato è alla base dello spread. Sapete cos'è lo spread? Se ne parla meno anche di spread, ma se ne è parlato tanto negli ultimi anni. Avete sentito nominare lo spread? No? Qualcuno fa sì, qualcuno no. Allora, lo spread è un differenziale di tassi di interesse. Ora, lo spread potrebbe essere, io vi ho nominato lo spread anche prima, non mi ricordo se nella slide l'ho messo, no, vi faccio solo vedere lo spread, prima ve lo spiego un attimo. Quindi è un differenziale di rendimento tra tassi di interesse. Prima vi ho detto spread, quando vi ho parlato di mutui, vi ho detto il mutuo è a tasso variabile più uno spread, viene usato anche in quel caso, ma di solito voi in TV avete sentito parlare di spread BTP Bund. Che cos'è? Il BTP, non sapete cos'è, non sapevate il botto, quindi probabilmente neanche il BTP, ma è sempre un titolo di Stato, a differenza del bot però, è un titolo di Stato che ha scadenze più lunghe e può avere scadenze 10 anni, 15 anni, 20 anni, addirittura è stato emesso un BTP a 50 anni, ma al di là di quello che viene preso come riferimento è il BTP con scadenza decennale. E si va a vedere quanto rende il BTP italiano, rende, immaginate, l'1%. Quanto rende il Bund tedesco? Chiaramente viene preso il titolo di Stato comparabile, quindi io devo avere un titolo di Stato che sia una misura comparabile. Perché si prende la Germania? Perché si va a vedere il rendimento del nostro paese rispetto al paese cosiddetto risk free, che non corre rischio. Questo ci dà una misura di quanto il mercato perlomeno percepisca rischioso il nostro paese e magari
il nostro debito. Quindi lo spread di cui prima nessuno parlava, si è iniziato a parlare di spread quando c'è stato l'aumento dello spread, ai tempi del governo Berlusconi un po' di anni fa, poi è succeduto, insomma, c'è stato altre impennate e così via, che a un certo punto si parlava solo di spread. Vi faccio vedere, poi ho messo il grafico dello spread, però quindi andiamo a misurare un differenziale di rendimento, quindi di fatto tra il titolo di Stato, lo spread BTP Bund, tra il titolo di Stato italiano con scadenza decennale e il titolo di Stato comparabile, il Bund, che è quello privo di rischio, della Germania. Quindi si prendono queste due misure, vi faccio vedere come è andato, insomma, lo spread in generale, che vedete c'è stato un picco qua, eravamo a fine 2011-2012, che aveva portato, insomma, un ribaltamento anche nel governo, che poi ha portato l'ingresso del governo Monti al tempo, poi è sceso, poi vedete è calato. Qui un ruolo determinante l'ha avuto anche la Banca Centrale Europea, che ha iniziato, attraverso quelle misure non convenzionali, ad acquistare anche titoli di Stato, perché c'è un altro fenomeno che cerco di spiegarvi un po' a parole, poi vado, mi avvio verso anche la conclusione, poi lasciamo qualche minuto eventualmente per parlare un po' assieme, che è quello del... scusate, mi sono perso un secondo, sto dicendo che l'acquisto dei titoli, perché se in tanti acquistano un determinato titolo, pensate ai titoli di Stato, quel prezzo aumenterà, ok? Esiste una relazione inversa tra prezzo e rendimento, cioè quando il rendimento aumenta vuol dire che il prezzo di quel titolo diminuisce. Quindi quando voi sentite, voi immaginate di possedere un titolo di Stato, avete investito, avete pagato, di solito si fa in percentuale del valore nominale, ma immaginate l'avete pagato 100 e sapete che quel titolo tra 10 anni vi pagherà 100 e che magari durante tutti i 10 anni prendete una cedola, che è il meccanismo un po' del BTP. Quindi ogni anno vi danno una cedola che può essere più o meno alta. Cosa succede che però... che quel titolo viene scambiato continuamente, quindi il cosiddetto TRES cambia, quindi il rendimento di quel titolo può cambiare. Ora voi potreste dire, ma tanto io lo tengo fino a scadenza, non me ne frega niente. Però qualcuno può dire, ma io lo voglio vendere prima. A che prezzo lo venderò tra 5 anni? Non lo so, però posso dire, ok, ma se i tassi aumentano, cosa succede al mio titolo? Se i tassi aumentano, il mio titolo diminuisce. Quindi se io volessi venderlo in quel momento, quel titolo varrà di meno. Quando sentite lo spread aumentare tanto, prima c'è un problema per lo Stato italiano. Perché se voi pensate che quando noi acquistiamo, poniamoci prima da investitori, io acquisto un titolo di Stato italiano, quindi di fatto sto prestando i miei soldi allo Stato, lo Stato che si finanzia col debito pubblico e emette titoli. Lo Stato italiano prende quei soldi e poi però li deve restituire con gli interessi. Quindi lo Stato italiano vorrà pagare interessi bassi. Ok, quindi non ha nessun interesse a pagare interessi alti. Quindi in qualche modo però io da investitore quel titolo ce l'ho in portafoglio e queste variazioni sul mercato, perché i titoli vengono comprati e venduti, i titoli anche sono quotati e quindi uno può acquistare, può venderli in qualunque momento. E una volta che avviene questo, magari se il rendimento sul mercato, uno dice io sono disposto a comprarlo, quel titolo, che è già in circolazione, che già esiste. Però secondo me l'Italia o qualsiasi altro paese, per avere un titolo dell'Italia o di qualsiasi altra obbligazione, potrebbe essere una società, vi ho fatto esempio del titoli di Stato, ma perché stavamo parlando di spread, ma potrebbe essere qualunque società, io voglio un rendimento più alto, io voglio ottenere un rendimento più alto, quindi sono disposto a pagare di meno per quell'obbligazione. Quindi ricordatevi che un meccanismo, esiste una relazione inversa prezzo-rendimento, all'aumentare dei tassi di interesse
sul mercato e quindi quanto uno è disposto, vuole ottenere sul mercato da quel titolo, c'è una diminuzione di prezzo. E questo può avere un impatto sui nostri investimenti. Si può misurare questo impatto, qui non lo misuriamo, però ricordatevi giusto questa relazione inversa, se la sentite nominare, se vi ritorna tra le mani in qualche modo, se qualcuno ve lo chiede, ricordatevi che esiste, se poi volete qualche chiarimento in più ve lo fornisco. Era giusto per darvi anche questo cenno che secondo me potete sentire da qualche parte, e forse anche una delle domande delle Big Five che trovate sul sito GFLEC. Non vi ho, torno un attimo alla domanda 3 che l'ho saltata un po' a pie pari perché sono andato su un altro tema, però voi avete azzeccato tutti, se non sbaglio, la domanda. Qui la domanda era sull'interesse composto. Probabilmente voi ci siete arrivati ragionando sulle percentuali, senza fare grossi calcoli matematici. Perché? Perché il 10% di 100 è 10, poi però bisogna calcolare il 10% di 110 e così via. Matematicamente questo si dice, si scriverebbe la formula montante, sto di nuovo guardando la slide ma non sto condividendo, vabbè, ve lo dico a parole, questo sarebbe montante uguale capitale per 1 più i interesse elevato t, quello composto. Invece quello semplice è montante uguale capitale per 1 più i per t. Quindi in generale il concetto di interesse composto che voi tutti avete, ripeto, mi ha sorpreso che di solito in tanti si perdono un po' su questo, non perché non avessi fiducia in voi, ma perché mediamente capita spesso che è una domanda che sbagliano in tanti. Questo in realtà è uno dei, molti lo pongono anche usato come tema di, non di marketing, ma per far capire anche la potenza che può avere nel tempo l'interesse composto. Lì la parola chiave era non viene mai prelevato denaro. Quindi diciamo che il concetto base di interesse composto è gli interessi producono altri interessi. E questo nel corso degli anni amplifica poi quello che sarà il mio montante, ovvero il valore finale che avrò di quell'investimento. Matematicamente può sembrare, basta conoscere le percentuali, però applicando questi piccoli concetti che a volte studiamo, le percentuali si fanno alle elementari, a volte hanno implicazioni molto più potenti di quello che a volte è la nostra percezione. Voglio arrivare a un tema però, perché quando si parla di investimenti, di finanza, il tema è il diventare ricchi. Spesso la percezione è fare un sacco di soldi, la faccina, non so, di Caprio che lancia le banconote in The Wolf of Wall Street, che sono diventati dei meme tanto usati, spesso anche la narrazione che ne viene fa. Primo si pensa sempre alla speculazione pura, quindi magari al trading, appunto alla borsa, quello che gira con la barca, la Ferrari, le immagini che vengono proposte dal web continuamente. In realtà abbiamo visto che parlare di finanza vuol dire capire che magari sto perdendo potere d'acquisto, capire che posso diversificare un pochino, quindi tre cose che non, per cui non vengo considerato un analfabeta finanziario e che magari possiamo aggiungere qualcosa sui mutui, però anche solo per capire che forse ho bisogno di aiuto. C'è niente di male a chiedere aiuto sulla gestione del denaro. È vero che noi siamo un paese molto bancocentrico, quindi abbiamo il riferimento della banca, però ci sono anche le figure professionali molto diffuse in altri paesi, però possiamo gestire il denaro tranquillamente anche in autonomia, però stando un po' attenti magari ad alcuni aspetti. Ma quando si parla di finanza, di investimenti, il tema va al guadagno e soprattutto al guadagno facile, al guadagno veloce, facile, quasi immediato. E vi faccio vedere come questa avviene costantemente, almeno io lo noto anche su me stesso. Vi faccio vedere un po' di messaggi, oltretutto ne ho ricevuto un altro anche oggi, stamattina,
non ho bloccato il numero perché sono curioso per usarlo, come dire, a scopo didattico. Però di fatto, quindi vogliamo insomma di diventare ricchi, e quella è un po' la nostra idea, e faccio vedere cosa mi è arrivato durante la pandemia. Messaggi di questo tipo: vuoi un guadagno extra di 2000 euro al mese? Investi online su azioni Amazon con solo 200 euro. Quindi ho un guadagno extra di 2000 euro al mese con 200 euro. Ricevi al numero, insomma qui c'era il mio numero, rispondi sì per info. Risposta. Poi mi è arrivato di nuovo, 15 aprile, Amazon batte la pandemia e cresce toccando il più 46%. Chi ha investito 200 euro ha un secondo stipendio. Ora 200 euro sono alla portata di tanti, che ha un secondo stipendio. Amazon sta crescendo del 49%, di nuovo il 2 settembre. Nel 2021 investi 200 euro e guadagna uno stipendio extra. Oggi mi è arrivato di nuovo un messaggio, vediamo se l'ho visto. Amazon è cresciuto il 49% nel 2000, uguale, investi 200 euro, guadagni uno stipendio extra. Quindi voi capite bene che questo stipendio extra può attirare molti, è incentivante, soprattutto in periodi anche di difficoltà, ed è forse questi messaggi così sono anche quello che fanno sì che spesso l'investimento venga paragonato al gioco d'azzardo. Io in quel video che vi ho mandato, i ragazzi si occupano di matematica e psicologia nel gioco d'azzardo, lavorano con i vari centri, anche i CERT, e abbiamo fatto dei lavori su cercare di capire, si mette, sono due cose diverse, però questi messaggi non aiutano e molti magari lo fanno un po' con quello spirito. Io trovo che siano diverse le due cose. Basta pensare che nel gioco d'azzardo puoi calcolare matematica, chi gioca tanto, puoi calcolare matematicamente il ritmo me medio di perdita. Quindi dopo tot giocate sai qual è esattamente la probabilità che ti succeda qualcosa. Nel lungo periodo, negli investimenti ben diversificati, succede. In alcuni, se uno va a vedere, non so, l'indice americano, standard S&P 500, che racchiude le 500 più grosse società americane, vede che esattamente nel lungo periodo avviene il contrario. Però questi messaggi è chiaro che attirano tantissimo. E attenzione, perché spesso, e questo è un messaggio che lancerei anche ai giovanissimi, perché oggi è, come dire, un tempo si andava fisicamente. Per comprare azioni, ad esempio, si doveva andare Piazza Affari, si andava a Milano, anche solo fisicamente doveva andare lì, c'era il mercato alle grida. Oggi non è più così, oggi l'accesso ai mercati finanziari è semplicissimo. Con un cellulare possiamo accedere, ci sono mille piattaforme, ma molte di queste piattaforme ci sono tante truffe anche dietro, soprattutto in questi tipi di messaggi. Un tempo giravano i messaggi: vuoi diventare ricco? Sono veramente euforico. Secondo me ti avete sentito ogni tanto che partivano, che duravano tantissimo. Poi immaginate con 200 euro avere 2000 euro al mese, tanto. Come si fa ad avere? Si può fare, tecnicamente sarebbe anche possibile, ma si fa. Investendo si dice con la leva finanziaria, cioè io diciamo lì dentro metto 200 euro, ma in realtà ci sono degli strumenti che mi consentono di operare per cifre molto più alte, però su quelle cifre io calcolo i guadagni, ma calcolo anche le perdite. Quindi diciamo è come se avessi un deposito, si opera a margine, viene detto, si dice. Di fatto è con 200 euro posso aprire, posso accedere a quel contratto che però mi consente di fatto come se stessi investendo molto di più. Quindi il profitto e le perdite si calcolano su quel molto di più, però si calcolano e quindi potrei arrivare a guadagnare tanto, però poi posso arrivare anche a perdere tanto. Ma c'è un problema che è difficilissimo avere la certezza di quei 2000 euro al mese come viene. Fatto qui è chiaro che poi sono bravi, scelgono Amazon perché ha fatto risultati. Uno dice che okay, compro Amazon, risolto,
i problemi della mia vita li ho risolti. Purtroppo non è così, sarebbe troppo semplice. Ma se andate sul sito della Consob, quindi l'autorità di vigilanza per i mercati finanziari, ci sono tutta una serie, 15 novembre, non ho preso quella giornata, vabbè, comunque per darvi l'idea, ma lo trovate, c'è una sezione, avviso ai risparmiatori, in cui continuamente vengono chiusi dei siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Dal 2009 si è arrivati a 548, il numero, e sono anche di più adesso, se guardate il dato aggiornato ad oggi, perlomeno l'ultima comunicazione. Vengono date anche alcune comunicazioni di siti chiusi da altre autorità di vigilanza di altri paesi, di Londra. Magari in quel momento il guadagno ce l'hai pure in queste piattaforme, poi quando chiedi indietro i soldi non sai chi sono, quindi anche lì magari andare a vedere se esiste queste società, se cosa fanno realmente. E avevo messo un'altra cosa che ve la recupero subito, un'altra indicazione che avevo messo, perché c'è un'altra che si chiama Occhio alle truffe, forse l'ho messa, eccola qua, vediamo se l'ho messa qua, no, non l'ho inserita, comunque vado a vedere se andate sul sito. Ah, io non stavo condividendo niente con voi, vero? Stavo parlando senza condividere. Scusate, ve lo faccio vedere velocemente. Non mi sono accorto, abbiate pazienza, l'ho tolto prima. Ero convinto che... Infatti parlavo io guardando la slide, in realtà. Scusate. Inizio a perdere pezzi anche io. Questi sono i messaggi che ho ricevuto. Ah, sì, si capisce molto meglio. Io facevo riferimento. Noi continuiamo a non vedere. Esatto. Sì? Sì? Continuate a non vedere? Sì. Ah, allora forse avevo condiviso, ma non me l'ha preso. Stai presente perché mi ha dato, stai presentando? Ora sì? Sì, ora sì. Ok, ve lo faccio vedere veloce, erano due slide, ma giusto per capire cosa vi stavo facendo vedere. Quando dicevo 2000 euro al mese erano questi messaggi che io ho ricevuto. Scusate, forse era meno chiaro parlando senza la slide, però il concetto spero vi sia arrivato. Quindi questi messaggi in cui... Si capiva bene lo stesso, devo dire. È il sito della ecco. Consob, questo magari è utile farvelo vedere, in cui ci sono comunicazioni ufficiali, in cui fanno vedere dei siti web che sono stati chiusi, e quindi anche confrontare. Inoltre sul sito della Consob trovate un occhio alle truffe, in cui ci sono delle indicazioni, vediamo se lo trovo un attimo al volo, giusto per condividerlo con voi. No, qua non lo vedo, però adesso magari prima di chiudere vi lascio anche quel riferimento, perché secondo me questo è un tema importante, questo del voler diventare ricchi subito, in poco tempo. Un tempo si faceva molto con le cosiddette opzioni binarie, che quelle sì erano molto vicine al gioco d'azzardo per come erano costruite, eppure le hanno bloccate fortunatamente, soprattutto per i retail. Avete magari ricevuto qualche telefonata in cui vi hanno parlato di opzioni binarie un po' di tempo fa. Oggi si fa un po' con le criptovalute, un po' con anche lì. Non è che ci sia niente di male investire nelle criptovalute, investire in Amazon, anzi vedendo quello, non è quello, ma dipende da come lo facciamo. Okay, quindi alcuni strumenti, quella percezione che secondo me anche tra i giovanissimi potrebbe esserci, è un messaggio che io farei passare se andate nelle scuole, facendo vedere magari insomma il sito della Consob. È importante anche mettere un po' lanciare degli input che poi ognuno chiaramente riceve a modo suo e come vuole. Io direi che il mio
discorso si può concludere qua. Sono partite con tutte le domande che volete. Spero di essere stato chiaro e di avervi dato un po' di riferimenti che possono essere utili, quindi anche in classe. Io partirei da quelle domande. Se dovete andare in classe, se volete un consiglio, io partirei da quelle, farei proprio con loro, se andate cartaceo, un po' come ho fatto io, se avete cartaceo magari ve le stampate, le trovate su G, e poi farei dei ragionamenti un po' con loro, cercando di creare magari un po' di interazione, magari loro a volte sono curiosi su alcune cose che sentono, noi siamo andati anche oltre, magari sull'aspetto dell'inflazione, banca centrale, ok, però in generale magari vi chiedono curiosità, a me è capitato, anche piccole cose, questo delle cripto magari ve lo chiedono, le criptovalute, e magari evitare quell'investimento, insomma, quell'aspetto io sono sempre con, già non mi piace la parola scommessa applicata ai mercati, per quanto anche lì non ci sia niente di male a fare una scommessa su cosa possa fare, però l'idea che passi, che l'investimento è una cosa seria, che si fa in maniera consapevole, che il diventare ricchi è subito, in poco tempo, ti può anche andare bene una volta, ma poi cioè, o sei fortunata vita, che ogni volta clicchi un po' a caso e ti va bene, ma ce ne sono pochi, sinceramente. E quello secondo me è un aspetto molto importante, perché molti vanno un po' in quella... o comunque affascina tanto, è un mondo che chi fa, ma in realtà poi chi opera anche sui mercati, anche i trader, no? Quello più speculativo, è meno, c'è l'adrenalina in alcuni casi, ma in alcuni casi c'è anche tanta, anche noi, magari sei davanti a un mo e devi aspettare il momento giusto per entrare, fare, non è tutto come a volte viene raccontato, secondo me, quindi c'è anche una percezione a volte forse diversa. Domande, curiosità? Qualcosa che... Ma direi che fino adesso è stato, ecco, il disarmo, prego. Io volevo fare una domanda sulla un'ulteriore conseguenza della deflazione. Può essere che dopo una deflazione, magari più persone vogliono acquistare un determinato bene e automaticamente c'è più domanda rispetto all'offerta, e quindi che è causa dell'inflazione poi. Quindi da una deflazione si passa a un'inflazione. Allora, sì, può accadere, è chiaro che spesso si cerca, che è quello che hanno cercato di fare, magari con interventi che incentivino i consumi. Okay, quindi immettere liquidità in questo momento, non so, una delle cose è le banche prestare denaro, i tassi negativi, dice, ok, a me banca tutta quella liquidità, devo immettere la liquidità, poi lasciamo stare se si è, come dire, l'impatto, ci sono dei paper interessanti, un ragazzo che conosco ne ha scritto uno sull'impatto dei tassi negativi, non sempre magari si è riversati in maniera diretta sull'economia reale, ma al di là di quello, l'idea è un po' quella, mettere poi in atto una serie di cose per uscire da quella spirale deflazionistica, incentivare magari i consumi, togliere anche quelle prospettive, perché le aspettative sono importanti, le aspettative che si hanno. Quindi magari togliere quello e incentivare poi i consumi che danno una spirale, stando attenti poi a calibrare, no? Come dire, adesso, ok, abbiamo immesso un sacco di liquidità, c'era la pandemia, dovevamo rilanciare, fare, prima l'inflazione non c'è, adesso, attenzione, adesso cosa facciamo? Tra un po' dobbiamo riaumentare i tassi, però sì, non c'era più, volevo farvelo vedere, c'era un giochino nel sito della Banca Centrale, io non l'ho ritrovato, guardate voi, in cui faceva vedere con l'inflazione, voi dovevate cliccare dei tassi, aumentiamo i tassi e faceva vedere come a lungo al medio termine l'inflazione diminuiva. Ok, l'inflazione è bassa, possiamo diminuire i tassi di nuovo, cliccavate su diminuire, un po', però faceva vedere un po' il meccanismo. O l'hanno tolto, non sono riuscito a ritrovarlo, se volete frugare lo trovate. Vedete come funziona, però sì, potrebbe un po' quello. Grazie. Anche domande che se avete curiosità che non riguardano quello che vi ho detto, insomma, io sono partito da quei tre aspetti che secondo me potevano essere, come dire, delle
delle fondamenta da vedere assieme e da riportare poi anche, sono delle fondamenta che non ho creato io, ma che vengono riconosciute, insomma. Comparsa anche la nostra tutor Chiara Casali, che ascolta. Sì, vi saluto, saluto tutti. Buonasera. Buonasera. E accolgo il suo invito a, insomma, a portare questi argomenti nelle scuole, quindi sarà nostra cura, mia e degli studenti, quella di far sì che ci sia un'informazione, una formazione su, insomma, sui rischi, insomma, anche da educatrice, da persona che lavora con i ragazzi, c'è questo fascino, questo interesse verso le criptovalute, verso i mercati finanziari. Anch'io ricevo in prima persona queste proposte di investimento. Comunque il rischio è quello di cadere nella trappola che basta avere un lampo di genio, il momento fortunato per investire qualcosina per veder cambiare le mie sorti, no? Quindi ci tocca a volte un po' il ruolo di riportare alla realtà che sì, esistono le eccezioni, ma sono frutto magari di lavoro, di, come dire, di programmazione. Quindi se sì, se voglio pensare a degli investimenti, devo pensare anche ad affidarmi a qualcuno, a farci un progetto, c'è chi ne saprà più di me sicuramente. Quindi molto interessante questo aspetto, perché comunque costituisce un rischio in cui è facile cadere comunque in una società che ti spinge un po' a essere genio di te stesso, di buttarti, a rischiare. Siamo un po' tutti figli di questi anni che ci vogliono, come dire, imprenditori, di non accontentarci mai, però ci spingiamo a volte un po' oltre, ecco. Sì, che poi uno può farlo, può tentare anche la fortuna, deve essere anche disposto, non so, uno può fare degli investimenti che dice io voglio rischiare tanto, ma ne sono consapevole. Quindi so che posso rischiare, voglio comprare queste cose, non so come andrà, butto tot soldi, posso farlo, so che voglio farlo, e uno può farlo, ripeto, non c'è niente di male. Il criptovalute è un tema che sto iniziando a studiare, sto cercando di capire, ho ancora tanti dubbi, tante, quindi io non voglio, come dire, sì, ma come strumento, non voglio gettare, certo, dire fanno schifo, no, dire, no, ma anzi, però uno può comprare Bitcoin, può comprare Ethereum, può comprare, però con le precauzioni, però deve capire cosa sta facendo e soprattutto uscire dall'idea di, ok, ho risolto i miei problemi, affidare, spesso alcune società ti dicono ti affidano a qualcuno che hanno fatto tante indagini, forse anche le Iene hanno fatto un servizio, se non sbaglio, ma trovate, insomma, poi spariscono queste società perché hanno spesso sedi in alcuni paesi dove poi non si ritrova. Quando uno chiama dopo, prima ti chiamano loro, soprattutto quando devi rimettere degli altri soldi, e poi quando richiedi i tuoi soldi magari non li trovi più. Quindi sì, son d'accordo. È più che altro la prevenzione al fatto che i soldi che puoi investire non devono essere soldi di cui tu puoi avere bisogno nel breve termine. Una cosa. Soprattutto con quei rischi. Con quei rischi, esatto, lì. La liquidità non devono essere soldi che insomma devi destinare alla famiglia, che magari prendi da un'eredità e poi non hai altre risorse. Quindi una gestione. O li puoi investire appunto in strumenti adatti a quelle che sono le tue esigenze. Perché ripeto, l'investimento non c'è solo quello in cripto, in azioni, super rischioso. Ci sono investimenti che appunto sono, magari uno rendono meno, magari mirati a aumentare un pochino, ma non troppo, coprirsi un po' dall'inflazione. Quindi mi verrebbe da dire è necessario investire, ma in maniera corretta, idonea, ma non in assoluta, anche alle nostre esigenze. Perché appunto uno dice, vabbè, io in prospettiva di comprare una casa, oppure in prospettiva di mandare i figli all'università, magari fuori dalla residenza, ho in prospettiva di comprare una casa, magari faccio un investimento anche temporalmente in linea con quei miei obiettivi. E quindi non c'è l'investimento perfetto in assoluto, poi possiamo dire l'investimento perfetto è quello che rende tantissimo, come hanno risposto in quell'indagine, però poi dobbiamo fare i conti con quella che è la nostra situazione, e quindi, come dire, adeguare il tutto.
Bene, gli altri grazie non, mille non Danilo. Ah. È in materia di usura. Rimissione di un soggetto nel mercato. Nel mercato in che senso? Beh, Alessandro. In che senso nel mercato, di un soggetto nel mercato? Ti spiace solo spiegarmi un pochino meglio questo passaggio, Alessandro? Allora, perché un soggetto cosiddetto inaffidabile, immagino qualcuno che non è cosiddetti non bancabile, nel senso che non ha le credenziali, insomma, non ritenutosi, come dici tu, inaffidabile, quindi non ti concedo il credito. In questo caso parliamo più di credito, però, che un investimento, quindi non ti do il credito. Ah, un consumatore in meno, un investimento. Sì, dipende poi da cosa servono quei soldi. Teoricamente, potrebbe essere, però c'è anche cioè si pongono in realtà vari problemi, perché poi tanti soggetti inaffidabili creano un problema serio, e le banche hanno avuto problemi seri con i crediti deteriorati, e questo impone anche poi restrizioni sempre maggiori. Oggi le banche sono molto attente a chi danno i soldi, e hanno dei rating interni. Giustamente ci sono stati tanti fallimenti, quindi da un lato sì, uno dice, quei soldi non ce li ho, però lì poi potremmo aprire un altro discorso ancora legato al tenore di vita. Cosa servono quei soldi? A un imprenditore che deve fare investimenti, servono, è sempre molto, bisognerebbe entrare. È vero che c'è un consumatore in meno, è anche vero che però a volte il tema del risparmio anche bisogna prendere in considerazione. Anche il tema del risparmio ha un suo. Noi siamo tipicamente dei risparmiatori. Gli italiani, il dato di Banca d'Italia dice che è calato un pochino, però storicamente lo siamo. Anche lì ci dovrebbe essere un giusto mix tra risparmio e investimento. È difficile, sì, ottenere. Adesso ci sono tanti temi anche sul credito, sull'accesso al credito da parte dei soggetti cosiddetti non bancabili. Studiavo recentemente alcuni paper che parlavano dell'inclusione finanziaria, ad esempio del fintech, quindi non so, il crowdfunding, tutta una serie in Italia, ma anche in paesi in cui l'accesso al credito è davvero complicato. I risultati non sono ancora così. C'è un po' di inclusione, però ancora non mi sembrano, da quello che ho potuto vedere, risultati così netti e chiari. Il tema del credito è un altro tema ad oggi serio, però anche il tema dell'essere inaffidabili è un tema importante, anche quello. Non so se ho risposto e se ho capito la domanda, però.